Banca d'Italia responsabile nello specifico nei casi Etruria. Stiamo parlando di queste banche, non stiamo parlando. Era ancora più, sì, era ancora più responsabile nel caso Montepaschi, ma è perché ha dato l'ok all'acquisizione dell'Antonveneta, ma è responsabile anche per il caso Etruria, perché se nel 2013 aveva già completato un'ispezione e la banca aveva delle caratteristiche di totale insolvenza come sono adesso, altro che non avere poteri di rimuovere il management, doveva subito commissariare e iniziare poi dopo una procedura.